diamo il benvenuto a Roberto Cotroneo. Buonasera, un altro ospite molto gradito, scrittore, fotografo, giornalista. Benvenuto. Tra i protagonisti della vita culturale italiana negli ultimi decenni, in libreria con Niente di personale per La nave di Teseo, un grande successo editoriale, da pochi giorni uscito già la terza ristampa. Allora, di che tratta? Questo è un romanzo. Sì, questo di cui è proprio... lei è il personaggio principale. Sì, diciamo che di solito gli autori sono i personaggi principali dei loro romanzi, poi ultimamente un po' meno perché si scrivono romanzi un po' diversi, ma io ho cercato di scrivere un romanzo che avrei voluto leggere. E quindi ho scritto un romanzo dove evidentemente partivo dalla mia esperienza personale. Ed è un romanzo sulla storia di questo paese, sugli ultimi 30 anni di questo paese, ma anche si va anche più indietro. Comunque è la storia di un giornalista che arriva nella Roma della metà degli anni 80 in un importante giornale che si chiama, che la testata è L'Espresso, e attraverso un mondo che stava per finire in quel momento, perché quelli sono gli anni in cui si passa poi quella che diciamo dalla prima alla seconda repubblica, quindi con un paese che cambia in una maniera vertiginosa, e sono gli anni in cui comincia a nascere il web come lo intendiamo oggi, quindi il cambio del mestiere, e sono gli anni in cui sono ancora vivi tutta una serie di personaggi che sono stati dei personaggi leggendari della cultura italiana, parlo di Federico Fellini, parlo di Moravia, parlo di tanti altri. E la domanda è: che cosa è successo? Che tutto questo è sparito. Lei come dice, abbiamo fatto? Un paese buttato giù da un dirupo, che vuol dire? Vuol dire che è stato sommerso tutto, che non abbiamo più memoria, cioè che noi viviamo in un presente dilatato, molto sfilacciato, ma dove tutto è qui e ora, tutto è oggi, non c'è il futuro, certo lo raccontiamo, tutti parliamo di futuro, ogni due minuti diciamo qualcosa sul futuro perché ci terrorizza fondamentalmente, ma la cosa vera è che questo passato non riusciamo più a maneggiarlo. E, non è, e ci sono tante colpe per questo, ma la prima delle colpe è non essere stati capaci di capire che c'era troppo presente, troppa densità di cose che sono avvenute negli ultimi anni, talmente tante da dover togliere in qualche modo, come se fosse un cassetto troppo pieno, delle cose che stanno in fondo, perché sennò non ci stanno. Cosa abbiamo accantonato? Persone, nomi, idee? Abbiamo accantonato molte idee, abbiamo accantonato una cosa però fondamentale, che è la curiosità tra le persone. Cioè il mondo in cui sono arrivato io era un mondo di gente curiosa, di vecchi che erano vecchi importanti, vecchi che contavano davvero, vecchi che avevano in qualche modo costruito tanto nella loro vita, che guardavano i giovani con grande curiosità e giovani che guardavano agli anziani con grande curiosità. E questo non è più accaduto. Cioè oggi viviamo tutti in mondi separati dove il rapporto tra le generazioni e quindi la trasmissione del sapere fondamentalmente, perché è sempre avvenuta in quel modo, o perché si è professori con allievi giovani, o perché si è nonni con i nipoti, ma comunque quella, la trasmissione del sapere, si è interrotta drasticamente fino a essere quasi nulla oggi. È successo in un momento, è successo perché ce ne rendevamo conto, è successo nell'indifferenza. È successo nell'indifferenza, è successo perché pensavamo che non era importante sapere quello che c'era prima, ma era importante capire quello che c'era oggi perché ci sembrava fondamentale. Io non dico che non lo sia, perché quello che c'è oggi appartiene alle nostre vite e influenza le nostre vite, ma dico che aver dimenticato quello che c'era prima è stato un errore cruciale per tutti. Il momento di svolta, le dice, verso gli anni Ottanta, l'Italia si trasforma, che succede? Beh, succede che cambia tutto, cambia la politica, io nel romanzo racconto a lungo questa storia, cioè cambia il modo di comunicare la politica, la prima repubblica sappiamo che cos'era, cioè i politici erano pochi e quelli conosciuti e soprattutto facevano un lavoro d'aula, non è che erano ovunque a parlare, a parte le campagne elettorali. A un certo punto la politica diventa una forma anche narcisista del vivere, come tante altre cose, non solo la politica, anche la letteratura, se vogliamo pensare anche a questo, no? Per cui conta non tanto quello che hai fatto, quanto il modo in cui tu puoi comunicare quello che hai fatto. E quindi questo comincia a essere un problema. Porta verso determinate persone, diciamo, tipologie di politici. E poi con un'idea che però non è solo della politica, anche della politica, ma anche della cultura, anche del cinema, anche di tante cose, che il successo, la quantità e la qualità possono andare insieme. E non è vero. Perché non è vero? Perché a volte non è vero, a volte è vero, a volte può esserlo, può non esserlo. Può non esserlo. Un paese esibizionista, le dice, che vuol dire? Beh, da quando sono nati i social network, la prima domanda che ti fa il social network quando ti scrivi, ti chiede come ti chiami,
ti chiede quali sono i tuoi libri, ti chiede la tua data di nascita, la città dove vivi, quali cibi ti piacciono, quali libri leggi, ed è comunque già un'autobiografia. Cioè, siamo in un mondo dove l'autobiografia è... commissionata da noi stessi. Assolutamente sì. Poi, se questo serva, può filarci benissimo, e quindi noi mettiamo tutte le cose che ci piacciono e il giorno dopo ci arriva la pubblicità delle cose che ci piacciono, questo è in dubbio. Però è il primo momento in cui uno dice io quando sono arrivato all'Espresso... come piace a me, certo, poi non raccontato da altri. Ma quando sono arrivato all'Espresso nell'85, si faceva un articolo ogni sei mesi dicendo... non si scrivono più gli epistolari, non avremo più i carteggi Croce, Gentile, Freud e Jung, perché ormai la gente telefona e non scrive più lettere. Da lì a poco ormai si scrive basta, cioè mail, chat... E non ci si rivolge a nessuno. Assolutamente no. Dunque, ma qual è il succo di Niente di Personale, che eravamo meglio prima? No, non è un libro nostalgico, è un libro che cerca in qualche modo di fare il punto su quello che siamo diventati per capire soprattutto una cosa. Io credo che anche gli scrittori, il ruolo degli intellettuali debba in qualche modo essere rivisto, che noi dobbiamo fare di più. Cioè, il problema vero è che la classe intellettuale e culturale di questo paese non è stata capace di farsi classe dirigente. E aveva il dovere di farsi classe dirigente. Allora, gli scrittori dovrebbero andare nelle scuole a parlare, dovrebbero raccontare le cose, dovrebbero fare delle cose che non fanno più. E questo è un libro, diciamo, che dovrebbe andare in questa direzione. Fare quello che si è smesso di fare. Sì. Niente di personale, Roberto Il Giotto Reo, grazie.